Salve, sono Rex di Armadillo Channel e oggi vi parlerò del mio Halloween. Non è perché io abbia perso il montaggio di Halloween, perché tipo no, si è corrotto il file o cose del genere. No, è proprio perché volevo parlarne io. Assolutamente. Queste sono tipo storie alla Leo o Jumbo Drillo. Però visto che non parlo di peni, facciamo che sono più storie della Leo, dai. Parliamo della notte di Halloween che io ho speso a Mirabilandia. Chi conosce Mirabilandia è bella, cioè è bella, è divertente, specialmente la notte di Halloween. C'è la gente in giro vestita da mostro che ti spaventa, o quello che dovrebbe fare, spaventarti. Ed è divertente perché a un certo lato puoi prenderli un po' per il culo perché non possono risponderti. Sono un pezzo di merda. Insomma, per andare a Mirabilandia devi pagare 30 euro. 30 euro come minimo. E 30 euro è una spesa considerevole per uno stronzo che non ha un lavoro e che... Insomma, è una spesa abbastanza considerevole. Le attrazioni a tema horror sono veramente divertentissime. Arrivati al parco abbiamo iniziato a fare queste cose qua, insomma. Siamo andati alle cose di Halloween, abbiamo visto le zone dove la gente ti rincorreva, ti faceva un po' cagare sotto urlandoti in faccia, e tu gli rispondevi con: "Ok, boy, I don't care about your problem, bitches, I wanna fucking go." Sono una testa di cazzo. Infatti, non ho fatto praticamente spaventare nessuno. Tutti quelli che erano in fila ridevano come dei coglioni alle mie battute di merda. Sono una persona orribile. La cosa più divertente da fare nel tema horror è aspettare il tuo turno per entrare in questa casa degli orrori, o circo degli orrori, o inferno dantesco. E c'è da dire anche che è molto divertente aspettare in coda, perché incontri della gente, fai delle amicizie. Per esempio, noi abbiamo incontrato in coda delle persone che si stavano facendo dei massaggi a vicenda. Ecco. Va bene, cioè, stavo facendo dei massaggi, possono trovare molto piacere nel fare dei massaggi a vicenda, però il fatto che si stessero praticamente tirando delle frecciatine sessuali mi ha fatto un po' dire: "Ok, va bene, cioè, non sono imbarazzato, però, figa, calma, con molta calma, sangue freddo, non c'è bisogno beh, basta." E ovviamente, visto che io sono una grandissima, enorme testa di cazzo, cosa volete che abbia fatto, eh? E questo non ero io che mi stressavo, ma... cioè, quasi. Però ero io che facevo l'autistico con le mani. Si sono messi tutti a ridere, ovviamente, perché sono un po' un buffone di me. A un certo punto che stavo in coda, no? Sono arrivato della gente, ha detto... è arrivata, ha detto... "Sentite ragazzi," erano più o meno della nostra età. "Sentite ragazzi, cioè, il problema è se vi metto qua con voi cioè, stiamo qui perché non abbiamo voglia di fare tutta la villa, diciamo che siamo vostri amici." E noi diciamo: cioè, ok, va bene, chi cazzo vi conosce?" Cioè, da una parte noi ci siamo fatti tutta la fila, che erano tipo 2 chilometri di strada, e avevamo legato con le persone che si stavano massaggiando a vicenda, nel senso, cioè, quando batti le mani molto velocemente si crea quel legame unico. Proviamo a parlare anche con loro, magari sono simpatici. E sì, erano simpatici, io gli faccio qualche battuta di merda, loro ridono. Entriamo in questo circo degli orrori. Noi facciamo un sacco di battute del cazzo. Per esempio, quella che voi chiamate canna, a Bologna viene chiamata la porra. Questa porra ricorda un sacco la borra. E voi non mi immaginate quante cazzo di battute abbiamo fatto su questa stronzata. E tanto che uno degli altri ha detto: "Oh, regà, noi ci siamo fatti davvero una canna." Ok, va bene. Cioè, grazie di avercelo detto, nel senso che siamo molto interessati alle tue attitudini con la droga. Qualcosa mi ha fatto suonare un campanello d'allarme. Siamo entrati in questo parco. E abbiamo iniziato il nostro tour, ci hanno fatto cagare un po' addosso con dei barili che prendevano una spranga e tiravano ammazzate. Dopo un po', un ragazzo, che era, mi sa, uno di quelli che aveva detto
che si era fatto la porra, e diventa un po' troppo esagitato. Cioè, sì, va bene, ti fanno cagare in mano, però sai che non ti possono toccare, non ti fanno nulla alla fine. E si stava cagando veramente tanto addosso, cioè, tanto che si era incazzato con gli attori. Mi ha fatto impressione, in realtà, mi ha fatto impressione. Praticamente, lui era incazzatissimo, a un certo punto ha iniziato ad andare da una parte, fa: "Oh, cioè, fatemi uscire, raga, oh, cazzo, cazzo, vi ammazzo." Insomma, si era abbastanza esagitato, era lì davanti che stava correndo, cercando di scappare come un pazzo. E a un certo punto un clown lo ferma e dice: "Mickey, stai calmo se non vuoi morire." Al che il ragazzo si ferma di botto. Cioè, io pensavo: "No, dai, non puoi aver indovinato il suo nome a caso." Ma no, lui si era fermato, cioè come se sul serio avesse indovinato il suo nome. Poteva essere che avevano davvero indovinato il suo nome alla prima e l'hanno tipo portato fuori, perché era davvero troppo esagitato. Anch'io sono rimasto un po' così, però, perché non, cioè, non capivo se avesse indovinato il suo nome, se lo conoscesse già, se, non capivo niente in quel momento. Comunque sta il fatto che siamo usciti da questa cosa, abbiamo salutato i tizi che erano, mi sa, delle Marche, mi pare. Dei marchigiani, e abbiamo iniziato a discutere un po' dell'accaduto. Abbiamo detto: "No, ma cioè, come cazzo è possibile? Voglio in gel." Cioè, tipo, è successo che conosceva il suo nome e lui era esercitato per una canna e l'hanno portato fuori. E, insomma, siamo messi a parlare su questa cosa. E a un certo punto anche il mio amico aveva capito che lui aveva indovinato il suo nome. Questa è una cosa che fa abbastanza paura, perché quelli sono soltanto degli attori. Come conoscevano il suo nome? Insomma, è stata un'avventura un po' spooky, no? Insomma, era una notte di Halloween. Però questo è soltanto un piccolo aneddoto, perché non è questa la cosa più figa che ho fatto lì. Dovete sapere che le attrazioni di Halloween che sono gratis sono tipo tre. Tre attrazioni di Halloween. E c'era appunto un'altra area con ben tipo nove altre cose. Cioè, nove. 9 attrazioni a pagamento in più, oltre a 30 euro, che costavano 11,90 euro in più. 11 euro e 90 centesimi in più. Fai pagare il biglietto un botto, perché 30 euro è un botto figa, è un botto 30 euro per un biglietto. Ma non solo, cioè, oltre a quello, fai pagare 11 euro e 90 in più per delle altre cose a tema Halloween. Lì mi sono detto: "O siete dei geni del male, o siete dei froci di merda, o siete delle teste di cazzo, o vi odio." Anche io e un mio amico iniziamo a scherzare dicendo: "Dai, adesso minchia, oh, vado lì, pago 11,90 euro in culo." Diciamo, incazzarci un po', perché diciamo: "Oh, minchia, 11,90 euro oltre a 30 euro, cioè, figa, sono 50 euro, 50 euro, cioè, 50 euro io li spendo se devo andare a puttana." Abbiamo deciso di entrare stealth. Ci siamo davvero messi lì a studiare la planimetria del posto. Eravamo lì che scherzavamo, poi diciamo: "No, no, no, raga, noi entriamo di nascosto, entriamo sul serio." Allora ci siamo messi lì, abbiamo guardato intorno. C'era un'area abbastanza isolata. C'erano gli scivoli di quando diventa estate. Ecco, lì, in quel punto preciso, il cancello era molto, molto basso. Il punto è che l'area delle scivole era illuminatissima, ma c'era un'altra area dietro che era vuota. Era vuota. Era l'area dietro gli scivoli dove c'erano praticamente le scale ed era vuota. L'unica cosa che interponeva fra le nostre attrazioni fatte bene e la nostra voglia di entrare a fare figate, a fare delle belle attrazioni belle, era un cancelletto di legno di, cioè, tipo 1,5 metri. E insomma, abbiamo oltrepassato il cancelletto, dove tra l'altro, c'era il cancelletto, e davanti al cancelletto c'erano degli alberi che ci coprivano. Cioè, era tipo fatto in modo, in una maniera che, insomma, siamo entrati in modo molto stealth. Ci hanno accolto, no? Facendoci un po' cagare sotto, una roba del genere. Però abbiamo visto poi della gente, come nei cazzo di campi di concentramento, che veniva deportata fuori dal coso. Cioè, c'eravamo noi che eravamo lì e dicevamo tipo: "Ah, sos, siamo entrati, fate schifo, non sapete fare un cazzo."
poi c'era la gente che era entrata tipo da un altro posto, penso, tipo abbiamo fatto tutto il giro. C'era entrata da un altro posto e veniva portata fuori dalle guardie di sicurezza. Ecco, l'unica cosa che faceva paura di quella cosa è essere buttati fuori dalle guardie di sicurezza. Tipo, era l'unica cosa che faceva paura. E insomma, questa gente che veniva portata fuori in modo molto rude ci iniziava a far pensare, dire, forse è meglio se usciamo, no? E per riconoscere i stronzi che avevano pagato da quelli che non avevano pagato, praticamente c'era sto braccialetto, no? Sta bracciola della minchia. E sto braccialetto del cazzo non ce l'avevamo noi praticamente, perché eravamo entrati in modo molto illegale. E quindi dopo un po' che cioè, stavamo lì fermi a tipo guardare uno spettacolo del cazzo, abbiamo iniziato a pensare, cioè. Abbiamo detto, c'è la gente che viene tipo deportata come cazzo di ebrei, cioè forse è meglio se tipo usciamo da qui, sos. E quindi ci dirigiamo verso l'uscita e arriva sto clown. Era una ragazzotta in carne che faceva la parte di questo clown. Lei ci dice di smostrare il braccialetto. Ora, se una persona che sai che lei può buttarti fuori in qualsiasi momento, ti dice di mostrare il braccialetto che serve a restare tipo lì, tipo non deportati, allora ti inizia a cagare un po' in mano. Perché, cioè, non ce l'avevo il braccialetto, se facciamo del braccio vuoto, cioè, ci incula. Io avevo l'elastico dei miei capelli, io ho i capelli lunghi, quindi ho l'elastico per legare i capelli. In quel momento avevo i capelli slegati e l'elastico ce l'avevo sul polso. Ho detto, faccio una supercazzola assurda. Gli ho fatto vedere il braccio per 2 secondi col braccialetto. Lei, un po' nel mezzo, non aveva capito se ce l'avevamo o no. Quindi richiede il braccio, ma io, indifferente, io indifferentissimo, io inizio proprio a camminare in linea retta verso l'uscita in modo tranquillissimo. Eravamo veramente distanti dall'uscita, tanto distanti. Io e il mio amico stava cagando addosso, guardando lei che guardava me, tipo, mentre camminavamo, lei guardava, mi guardava intensamente, diceva tipo, minchia, ti apro, ti incuro, come gli ebrei ti mettono in una doccia. E appunto c'era io che invece ero completamente a parte. Cioè prima, all'inizio che ci avevano detto, ho riso un po' perché dicevo, sta tizia minchia, ci incula, lol, sos, tutto. Però poi inizio ad accorgermi che era davvero molto insistente. Quindi inizio a camminare in linea retta, fregandomene il cazzo, mentre lei era lì a due cazzo di centimetri dalla mia faccia. Tipo, cioè, immaginatevi io che cammino dritto e questa qui che sta tipo a un millimetro dalla faccia. Mancavano tipo 5 metri all'uscita. E questa qui me la ritrovo sempre più vicina. A un certo punto mi giro di scatto e urlo. Non in modo tipo spaventato, tipo un urletto da figa, proprio un urlo secco che fa tipo fine. Lei si caga in mano e fa un passo indietro. Io inizio a ridere come un cazzo di sadico. E mentre io ridevo e la tizia tipo indietreggiava perché non poteva più toccarmi mentre stavamo uscendo, c'erano le guardie di sicurezza che mi guardavano del tipo, the fuck? E noi uscimmo. Senza, ma uscimmo. Punto. Ho insomma fatto cagare addosso un'attrice che spaventava la gente. In più c'era il mio amico, l'altro, cioè c'avevo due amici. Uno era venuto con me, l'altro era rimasto indietro perché è una pussy di merda, insomma, non, cioè, una, proprio una di quelle che proprio dici, ma ti scopo o ti stupro? E lui era rimasto indietro, facendo tipo il cagassotto, e a un certo punto lui mi dice che c'era della gente che stava muovendo e stava andando a vedere nel punto in cui avevamo scavalcato. Lui era ovviamente rimasto in disparte, e sapere che della gente stava cercando me e il mio amico, cioè, me l'ha fatto venire durissimo. Cioè, è figo perché tu dici no, c'è davvero qualcuno che si è mosso. C'è davvero qualcuno che ha voluto venire lì e dirmi le cose e cacciarmi. Cioè, ero tipo un fuggitivo, ero tipo. Era una figata, era adrenalina pure. Sapere questa cosa era assurdo. È stato veramente figo. È stato divertente fare questa cosa perché, cioè, nel senso. Pensate voi a essere tipo
degli stronzi che entrano di nascosto in un parco di paura. È comunque una cosa figa da fare. E niente, abbiamo passato il resto della serata aspettando in fila per andare al circo degli orrori con i marchigiani. Cioè, sì, era. Triste.